Governatore Fedriga, oggi l'assemblea di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, cosa rappresentano le cooperative per la nostra regione? Penso che debbano rappresentare un'opportunità, ovviamente all'interno di regole, di rapporti condivisi con la regione, e devo dire la regione deve mettersi però a disposizione di tutte queste realtà anche per ascoltare i suggerimenti, le criticità che ci sono nei rapporti con la PA, perché credo che in questo modo possiamo crescere insieme, offrire opportunità occupazionali di crescere e di crescita a tutto il territorio regionale. E dunque penso che attraverso il dialogo possa configurarsi e trovare realizzazioni, quegli obiettivi che sia la regione che le stesse cooperative ci siamo dati. Un esempio su tutti sono, per esempio, per quanto riguarda l'agricoltura, abbiamo ascoltato e abbiamo già risolto i primi problemi, penso alla questione del TSR con un aumento di spesa di 18 milioni di euro. In 5 mesi abbiamo speso quanto l'amministrazione precedente era riuscita a spendere in 4 anni, questa è la differenza, 18 più 18, infatti siamo a 39 milioni. La risposta, penso alla sovrapproduzione di uve di questa stagione, che la regione è riuscita a dare risposte immediate per non rischiare di arrivare a dei problemi veri. Penso a tutta la questione dell'ente pagatore con AGEA, che stiamo cercando di affrontare e di risolvere, ovviamente anche costruendo un percorso in prospettiva. Penso al nuovo PSR, ma penso anche a tutta quella cooperativa che si occupa di sociale e di sanità, che credo debba essere maggiormente coinvolta per realizzare gli obiettivi regionali.